Nella mattinata di ieri la Regione Marche ha firmato il decreto di autorizzazione ai lavori urgenti di dragaggio selettivo delle darsene interne del porto di Fano, con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e deliberata in mare, come recita testualmente il DR. Sono 27.000 i metri cubi che saranno portati via dal porto di Fano per una spesa complessiva di 845.000 euro. Dall'assessorato ai lavori pubblici ci informano che ora con questo decreto i tempi di inizio lavori saranno brevissimi, l'appalto da provvisorio diventerà definitivo e la ditta incaricata tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo potrà iniziare i lavori. Dragaggio atteso dal settore della marineria da diverso tempo, come una manna dal cielo, visto lo stato agonizzante del porto. Sarebbe ora, perché proprio non ce n'è qui, anche qui, anche là ce n'è poca, ma qui ce n'è meno. Qui abbiamo 60 cm d'acqua quando c'è la bassa marea. 60 cm d'acqua significa che quando fai manovra la fai nel fango. Certo che per il porto di Fano, per i fanesi, per tutta il commercio di Fano, anche per il mercato, è una cosa importante. Pochi o molti che siano, i metri cubi comunque sono qualcosa, perché per alcuni la situazione è davvero insostenibile. Qui non c'è religione, ci vuole il dragaggio completo. Devono lavorare loro, dobbiamo lavorare noi, devono lavorare quelli di là. Sarebbe meglio un dragaggio totale? Non è che sarebbe meglio, cioè se vogliamo lavorare, Fano era la città di porto, c'ho quattro barche, queste spariscono adesso. Se una barca nuova deve venire, non può venire. Ah, noi qui abbiamo 20 centimetri d'acqua qua. Ecco, guarda, questo è il mio, io non esco. Mio che mi tiro con quella cima, con le mani, perché da qui non esci. Insomma, quindi avete bisogno quanto mai? Ah, tanto non possiamo lavorare se no. Non possiamo assolutamente. In questo porto qui, dove siamo noi, qui non possiamo uscire. E se esci puoi fare anche i danni. Parte dei fanghi verranno portati quindi in cassa di colmata ad Ancona e una quota sversata in mare per il problema dei sedimenti inquinanti. Ma il mare è sempre il mare, pensa qualcuno, l'acqua gira, quindi perché non... La cosa che io non riesco a capire è che molti dicono il fango è una cosa inquinante, non va buttato nell'acqua. Ma scusa, adesso dov'è che ce l'abbiamo? Non è nell'acqua. L'acqua non è una cosa ferma come il fango. L'acqua sta sopra al fango e si muove. Muovendosi, se il fango è inquinato, l'acqua è inquinata. C'è problema, sì. Ma adesso noi sinceramente parlando, le barche piccoline, noi entriamo bene. Però ci sono certi punti che anche noi bisogna che stiamo attenti, specialmente quando fa le secche come la settimana scorsa di un metro e venti. Però insomma il problema del dragaggio del porto c'è, insomma. Sì, il problema c'è, specialmente ti le dico per le barche grandi, anche perché ci sono parecchie barche che vogliono venire su nel porto di Fano, non vengono su per il problema del porto.